Telebari Social Night hanno suonato ancora una volta al nostro videocitofono. C'è un messaggio per tutti noi, vediamo di chi è. Ciao ragazzi, sono Giuseppe Scoditti e vi aspetto giovedì, venerdì, sabato, ovvero il 15, 16, 17 ottobre al Teatro Kismet con lo spettacolo Il Colloquio con la regia di Marco Grossi con un cast straordinario. E basta, è difficilissimo. State prendendo il divano? Sì. Ok, intanto ci sono delle persone che prendono il divano. Vi aspetto. Ciao. Dal teatro sompiamo invece alla musica, perché qui, negli studi di Telebari Social Night, c'è il frontman dei Red Room. Hello Gianluca. Devo fare anche io il salto? Ok, sì, perfetto. Così ciao a tutti. Facciamo un po' di casino. Esatto, mai non possiamo non fare casino, ovviamente. Chi sono i Red Room? I Red Room sono una band di quattro scalmanati della città di Bari che si sono incontrati nel lontano 2018 senza saper suonare. E diciamo che già dalla prima prova che è stata fatta nella mia cameretta c'è stata una chimica così potente, così grossa, che ci hanno addirittura cacciato dal condominio, perché comunque abbiamo fatto un po' di casino. Per questo, subito dopo, ci hanno scaraventato, meglio, mio padre, nonché anche il nostro manager, ci ha accompagnato in una sala prova, dove abbiamo fatto la nostra prima prova. E, se posso aggiungere un'altra chicca... Devi, siamo a caccia di chicche. Il nome Red Room viene appunto dal nome di questa stanza, che era rossa. Wow. Te lo giuro. Mi hai spiegato in due secondi tutta una vita. Posso una andare che ho la pasta al forno. Ho una scaletta piena di curiosità che sviscereremo insieme. Curiosità una su tutte. Vediamo prima un filmato e poi ci svelerai tutti i segreti. RVM. Uno stage diving, un tuffo sulla folla, ma io ti ho sgamato. Quelli non erano i Green Day, eri a tale quale, secondo me. Ma io ho pensato, ma prima di tutto, chi mi ha rubato i capelli? Cioè, ma chi è quel tipo con i capelli ritti? Ma ci sa. Cioè, io ero tipo, Cristo santo! Cioè, poi anche quello che assomiglia al cantante di Green Day, che ora non mi viene il nome. Ah, Billy Johnstrong. Sto scherzando, ovviamente. Sono identici. Dai, cioè, com'è andata? Cioè, te lo spiego, cioè come... Io ti posso dare dei tutorial come stalker dei personaggi, ma tu mi devi insegnare come si sale sul palco. Allora, ci vuole tanto coraggio e anche tanta determinazione, perché vabbè, c'è tutta una storia dietro a questa esibizione improvvisata sul palco dei Green Day. Mettiamo il per due e dici la storia. Allora, semplicemente faccio un cartone, cioè un cartone, oddio, un cartellone enorme con scritto Proud to be an idiot, che... Orgoglioso di essere un idiota. Il quale sono, ma anche è anche il nome del fandom dei Green Day. E semplicemente dico lì, ehi, Billy, guardami, sono un idiota, guarda che bello. E niente, cosa succede? Che arrivo là con il bassista della nostra band, Francesco. E niente, arriviamo lì. E durante American Idiot mostro il cartellone, lui già lo vede, già mi sorride, io già. In love. Esatto, io già in love. E niente, arriva questo brano, Know Your Enemy.
Che, e niente, io sapevo che durante questo brano Billy facesse salire sul palco le persone. Okay. Io sapevo il momento preciso, tutto quanto, perché sono un malato di Green Day. E niente, cosa succede? Che durante l'assolo dico a Francesco, Francesco, fammi salire sulle tue spalle. E niente, sono Francesco così, aiuto, con 40.000 persone che pogavano. E niente, Billy... Francesco inizia... è vivo. Credo, se quello che viene alle prove non è un cyborg è lui. È vivo, quindi sì. L'informazione di base è questa, esatto. Tutto bene. Esatto. E niente, cosa succede? Che salgo sulle spalle, faccio così, perché cosa succede? Che Billy fa, I need someone on stage. Ho bisogno di qualcuno sul palco. Grazie per la traduzione. E niente, io faccio così e mi guarda e fa... Do you know the lyrics? Do you know the lyrics? E io... Conosci il testo? Conosci il testo? E io... Sì, conosco i testi di tutta la tua maledetta discografia. Non è possibile, cioè, non posso non saperlo. E poi No Your Enemy non è nemmeno un brano tanto conosciuto. Vabbè, così non sembro un po' di poser. Nicchia. Esatto. E niente, lui mi guarda e dice... Ok, come se posso dire una cosa... Get your ass up here. Capito? Il tuo lato B, portalo qui. Esatto. E niente, io non provo nulla in quel momento. Io dico, ok, saliamo. Cioè, forse così tanta adrenalina. E niente, mi butto giù dalle spalle di Francesco, che non ho più visto per le 2 ore successive. Ma è vivo. Ma è vivo. E niente, c'era questa scaletta fatta apposta per i fans. Sono salito, ho abbracciato Billy e gli ho detto all'orecchio, Billy, you're like a father to me. Sei come un padre per me. Comunque dovevi dire questa storia al per due, quindi immagino se fossimo andati pianissimo dove saremmo arrivati. Una storia. Abbiamo visto questo RVM, ma la gente da casa vorrà ascoltare la vostra musica dei Red Room e noi abbiamo pronto un RVM. Vediamo. Allora, di Francesco ne abbiamo parlato, ma tutti gli altri membri no. Allora... Con chi sei on stage? On stage sono con Rosario Garbati, che è il nostro chitarrista solista, che è praticamente un fratello, per me lo conosco da non so quanti anni, tantissimi, più di 10 sicuramente. E niente, abbiamo condiviso molti momenti della nostra vita e lui è uno dei ragazzi che ho contattato quel giorno scrivendogli, ehi Ross, ti va di fare una suonata con noi? Ho saputo che suoni la chitarra, ti va di... E così è venuto a casa mia ed è iniziato il tutto. Francesco, ne ho già parlato con Francesco, andavo a scuola insieme, abbiamo fatto le elementari insieme. Oh. E niente, Francesco veniva vestito in un modo e il giorno dopo veniva vestito uguale. Copiare fortissimo. Sì, era ed è un'ispirazione quel ragazzo per me. E poi è arrivato Danny, che è ormai è diventato un fratello anche lui. L'abbiamo conosciuto, ce l'ha presentato un amico di mio padre. L'abbiamo conosciuto tramite un incontro in un bar, è stato assurdo. E niente, Danny è una macchina, cioè una macchina alla batteria, è fortissimo. E niente, ci divertiamo un casino tutti però e quattro Danny insieme. Però Danny si veste male, quindi il giorno dopo non ti vesti come lui. No, Danny ha uno stile... Number one. Uno stile number one. A proposito di amici e di compagni di avventure, ti presento la mia, Maricla. Ciao, benvenuto. Io ho due curiosità, Andrea, se posso. Te ne abbono una, poi vediamo. Va bene, allora la prima che è più impellente. Il segreto per i tuoi capelli. Facevo bene a non abbonarti né una né l'altra, mi dispiace. Mia madre, tutto nel suo DNA è stato trasferito nel mio, quindi devi chiedere a lei. Però se ti devo parlare di tutto il procedimento, ci sono creme precise, esatto, che ordino bene, allora dalla Lasca. Poi me lo dici. E poi la seconda curiosità è se qualche tua fan, così come hai fatto tu al concerto dei Green Day, si è presentata con un cartellone, non so, qual è il nome della vostra band? Red Room. No, dico della fan band, cioè
Non ce lo siamo. Possiamo creare qui a Telebari Social Night. Abbiamo ancora 10 minuti. Entro fine puntata verrà dato il nome della fanbase dei Red Room. Fanbase che però non so se ha questo oggetto che ho diglielo in questo momento. Chiediamocelo. Che cos'è innanzitutto? È il vostro ultimo lavoro, primo lavoro? Sì, il nostro album di esordio, diciamo. Niente, Teens Never Tell the Truth, è un concept album. In questo album parliamo di... Devi tradurre? No, vai. Ok, in questo album parliamo di tutte le insicurezze, tutti i problemi e anche le vittorie. Aprirlo? Assolutamente, devi. Che te l'ho portato a fare? Ah, che ne so, no, stando quelli che si collezionano le cose, non si devono rovinare. Tranquillo, ne ho 400 a casa, non so scherzare. Allora, niente, è un concept album che parla di tutti i problemi, insicurezze di noi ragazzi. E niente, in ogni traccia si parla, ci sono tracce in cui si parla di vittorie, di sicurezze, sì, siamo noi quelli, e poi ci sono momenti in cui magari stiamo completamente crollando, in cui non sappiamo cosa fare da grandi, l'ansia ci sta mangiando, mentre in altri momenti noi pensiamo, ma sai che c'è? Sono il numero uno. Esatto, you need more to stay on my level. E lo rivendico con orgoglio. C'è senz'altro un sangue britannico esterofilo che corre nelle vostre vene, però me lo dicono sempre tutto il team, il mio autore, stiamo in Puglia, andrei a non parlare una parola in inglese e l'altra in dialetto, io però lo faccio lo stesso. I vostri testi, chi li scrive? Li scriviamo io e Rosario attualmente. Vogliamo tradurre un po' una vostra strofa, magari quella più iconica, prima in italiano e poi ti chiedo ancora un upgrade. Però stai dritto con la schiena. Sì, un attimo, scusa che sì, riesco a vedere, non sono miope, perfetto. Ok, qui ci sono tutti i testi. Ok. Niente, Sharing My Coke, se posso permettermi. Vai. Dove abbiamo che già il titolo è molto ambiguo. Sì. Ed è totalmente una... Cioè, ognuno può interpretarla come vuole. No, io la interpreto in un modo solo. Ok, ottimo. Condivido con voi la mia Coca-Cola. Assolutamente. Cioè, questo è, diciamo, anche l'idea che dobbiamo trasmettere, che è Coca-Cola o è quell'altra cosa? No. Quindi, okay. Scanso di equivoci. Ok, perfetto. Allora, Sharing My Coke è una crescita. È tutta una storia che inizia da un ragazzo insicuro che è andato occasionalmente ad una festa. E qui, vabbè, si collega il brano House Party. Ok, una frase simbolo, prendiamola. Ce ne sono tantissime, però se posso dire quella simbolica che non sia Baby I'm Sharing My Coke with Marilyn Manson, penso sia Hey Dude Wake Up, Look At You, You Look So Fine, ma poi dalla seconda strofa si va a Hey Dude Wake Up, Look At You, You Look So Dumb. Ok, mettiamo i piedi a terra e traduciamola in italiano. Ehi amico, svegliati, guardati, ti vedo bene, cioè stai bene. E ora l'upgrade, la traduciamo in dialetto. Allora... premetto che io il dialetto non lo parlo neanche io, però lo sto imparando. Chiedo scusa a tutti quanti. Niente, hey, when you dish, svegliati. Sì, proprio bel. Gli apro la finestra e guardo chill. Ci si dit yed year? Air, mi sa. Air. Yed. Yed non voga a me. Ma tu non sei fat nude. Ma vabbè, poesia in più lingue qui a Telebari Social Night. Siete stati in lungo e largo, siete reduce da un'esperienza a Torino, se non sbaglio. Bellissima Torino, sì. Ma nel 2020 Arezzo Wave. E chi se lo scorda Arezzo Wave? Se ce lo fossimo scordati, c'è un RVM che ce lo ricorda. Salve a tutti ragazzi, noi siamo i Red Room, vincitori assoluti di Arezzo Wave 2020 Music School, ed è stato un onore ed è stato fantastico per noi avere questo titolo. E purtroppo per l'emergenza Covid vedrete la nostra esibizione tramite uno schermo, ma non è un problema perché speriamo vivamente di salire sul palco, soprattutto quello di Arezzo Wave, e di distruggerlo come solo noi sappiamo fare. Your eyes don't say goodbye. You'll never have to fall inside. Remember, never.
Momento tutorial, dimmi. No, dici che sono un po' dimagrito da... Stai proprio boom, fra te. Meno male. Momento tutorial, chi meglio del frontman dei Red Room ci può insegnare a insonorizzare una stanza? Cioè, dove fate le vostre prove? Ci sono ancora i condomini che vi cacciano? No, no, assolutamente. I condomini da quel giorno mettono sempre il cartello. Non vogliamo la stanza rossa, come addiscono, non vogliamo i red. Non siete graditi. No, vabbè, a parte che nel mio condomino l'ho messo veramente. Vabbè, per niente, noi facciamo le prove in un autosilo, in un locale affittato, bello, con tutte le nostre foto, perché... Che vi verremo a trovare. Esatto, ma magari, fantastico. Dove abbiamo la batteria, gli amplificatori, l'impianto audio, una papera di gomma e stiamo benissimo. Io ero rimasto al cartone delle uova. Marie, tu hai dei consigli? Esatto, anche io ricordo per insonorizzare le stanze che si usavano i cartoni delle uova. Loro si sono presi un autosilo tutto per loro, il loro quartier generale. Sì, diciamo di sì. Questi tour, hai incontrato la vera rockstar del 2022? E chi è? Beh, dai, chi è? Maricla, chi è? Oddio, chi è la vera... Tu? Ivano! Dovremmo avere una sua foto. Ivano Monzani, che è questa security. Ecco, lui è diventato veramente una vera rock star. È verissimo. E a testimonianza di ciò c'è questo simpatico RVM. Buonasera, e chiedo scusa. Non ho capito cosa c'era nei suoi occhi. Droga? Droga, moda, rosa la mia soda. Chiama Uber per tornare in zona. C'era anche Ivano al concerto di Blanco. Iconico personaggio. Sai che io Ivano non l'ho incontrato, ma l'ho visto. Dove? Allora, ero a Milano per il concerto dei Guns N' Roses. Ero insieme a Rosario, quindi due concerti d'estate. L'ho fatto sia con Francesco che con Rosario. E niente, eravamo lì e saliamo a lì. Dove era? Aiuto, a San Siro. E niente, durante il concerto poi scopriamo che Ivano... Era lì. Stava sotto Slash. Mamma cioè, mia. E questa volta, sapete che Ivano fa tipo... Capito? Ecco, stavolta ha fatto... Finalmente della buona musica, perché purtroppo non sempre gli addetti ai concerti devono ascoltare ottima musica. Dove vi vedremo prossimamente? Allora, dobbiamo assolutamente fare un release party per il disco. Good Cowboy, tanto non capiamo lo stesso la tua lingua. Release party è un concerto dedicato al rilascio del disco, dove si potranno acquistare le copie, magari magliette, magari capelli dei componenti della band. Parrucche. E parrucche, assolutamente. Ottimo merchandising. Tutto quanto lo trovate, cioè tutte le novità, tutti i live li trovate tutti quanti sul nostro profilo Instagram, Redroom, 2-bassi official. Vi abbiamo taggato in una story, stiamo aspettando di essere ricondivisi. Mo la ricondivido subito. Dici tisht. Però voi non ci seguite, vedo. Vengo subito. Maricla, come here. Eccoci. Io non prenderò sicuramente la parrucca. Non ne hai bisogno. È un onore. No, ma guarda, dai. Allora, che giorno è oggi? Io sono spaesatissimo. Allora, oggi è mercoledì, domani è un altro giorno in compagnia di Maricla e Andrea a Telebari Social Night. 20:30, il vostro appuntamento quotidiano con l'informazione di Telebari in chiave social. Ciao! Questo programma è stato presentato da Supermercati Doc e Famila Superstore. Conserva, trasporti e logistica. City Moda, lo store per tutta la famiglia.